Bitonto è protagonista a livello nazionale nella nuova serie YouTube per aiutare gli studenti ad usare le Google Apps for Education, grazie alla professoressa Latronico Rossana, docente certificata Google del liceo Carmine Silos, diretto dalla dirigente professoressa Antonia Speranza. Devo ringraziare i due leader del JEG Italia, che sono Floriana Pizzulli e Alessandro Bencivenni, che sono molto conosciuti su YouTube, che hanno coinvolto tutti i trainer italiani. Si tratta di un progetto completamente gratuito, nato grazie all'idea di Global GEG. Educator e trainer del team GEG Italia, come la professoressa Latronico, hanno tradotto e realizzato in italiano video della durata massima di 90 secondi per i giovani e adulti che vorranno fruire del servizio. I nostri ragazzi sono i primi che proprio hanno chiesto di poter avere dei tutorial per quanto riguarda l'uso di Google, perché in realtà a tutte le ore ci chiedevano una mano, un aiuto, perché non sapevano per esempio neanche allegare un minimo file a un invio di una mail. Un aiuto in più per favorire la didattica a distanza e l'apprendimento, soprattutto in un momento particolare come questo dell'emergenza sanitaria, che ha comportato un riadattamento delle lezioni e della scuola in sé al digitale. Il periodo che stiamo vivendo è molto duro, sia per noi docenti che per i ragazzi e ancora di più per le famiglie che devono stare vicino ai propri figli. La didattica digitale sì, io sono pro ovviamente la didattica digitale, non totalmente a distanza come il periodo che stiamo vivendo, ma con l'utilizzo integrato del digitale nella normale didattica. Noi come liceo veramente stiamo affrontando al meglio la situazione, perché i nostri ragazzi per fortuna si collegano, chi ha problemi di connessione siamo riusciti ad aiutarli in qualche modo e anche a dargli i dispositivi digitali in comodato d'uso, per cercare veramente di non escludere nessuno, ma utilizzare il digitale per rafforzare ancora di più l'inclusione e arrivare così veramente a tutti i ragazzi. Il liceo Silos, aderendo al progetto di GEG Italia, si conferma allora promotore di una didattica innovativa e sperimentale, totalmente disponibile ad aiutare i suoi studenti, docenti e le famiglie, perché è un servizio disponibile per tutti. È importante non dare per scontato che si viva nell'epoca dei nativi digitali e che tutti sappiano usare la tecnologia. Lo ha precisato la professoressa Latronico, che ha evidenziato le difficoltà non solo riscontrate dai suoi studenti del Silos di Bitonto. Il grave problema sono le connessioni che magari riscontriamo sia noi come liceo che ovviamente a livello nazionale in Italia. Non a caso adesso la ministra pensava di poter non far consumare i giga ai ragazzi per quanto riguarda la didattica, proprio per questo motivo, perché il problema non è della singola scuola, ma è proprio dell'Italia, perché abbiamo problemi di connessione a livello nazionale.